Allora, stiamo smontando i ponteggi della Torre dei Caduti dopo il restauro delle facciate. Sono molto contento perché avevamo promesso al sindaco dei lavori pubblici che ce l'avremmo fatta per il 4 novembre, giorno in cui qui ci sono le commemorazioni, e la Torre dei Caduti è stata proprio costruita a ricordo della Prima Guerra Mondiale, quindi ha un significato storico molto importante. Ce l'abbiamo fatta, è stato fatto un restauro fatto molto bene, seguito molto bene, l'impresa è stata brava. Una cosa su tutte: abbiamo riportato le lancette dell'orologio e i numeri dell'orologio al colore originale, perché erano state fatte d'oro, dorate, e quindi sono state riportate al colore originale, sono molto più belle. Ovviamente è stata pulita anche la statua in bronzo, quindi tutti gli elementi che compongono la torre, ad eccezione della balconata in cima, che era appena stata fatta, e quindi non era il caso di farla una seconda volta perché non ha niente. Ovviamente abbiamo pulito quell'orribile colatura di olio che c'era sul viale. Adesso si può vedere questa torre, che è molto simbolica in termini per il 4 novembre, per i caduti, ma è simbolica anche per quando venne approvata. Io ho letto un po' la cronistoria, per quando venne approvata dal Consiglio Comunale, perché quando Piacentini vinse il concorso per il riordino, quindi per abbattere l'ex fiera e costruire quello che oggi è conosciuto da tutti come il centro piacentiniano, questo è un po' un simbolo importante anche di ingresso verso la città più antica, quindi la città alta.